Ciao amici, sono Cristian Céspedes e mi trovo con Antonio Cavallo nella cantina di abbinamento. Oggi Quaderno Divino ci porta in Lombardia. Dimmi Antonio, cosa hai scelto da mostrare oggi ai nostri amici? Allora, ciao Cristian, ciao amici. In Lombardia, precisamente a Torricella Verzate, provincia di Pavia. Siamo nell'eutropo pavese, quindi una delle zone più note a livello nazionale per quanto riguarda la produzione enologica. L'azienda in cui ci troviamo oggi, immaginariamente, già sarà più concreto. Esatto, è l'azienda agricola Monsupello. Parliamo di un vino che si chiama Tango Wine, e che mi sento di dedicarti, nel senso, tu sei cileno, il tango è il ballo nazionale argentino, siete vicini di casa, permettimi questa licenza, dammela buona, che ballo c'è in Cile? La prossima volta porto uno champagne, come siete così vicini. Ci mancherebbe altro, bravissimo, hai detto bene. Allora, Monsupello, questa è un'azienda molto famosa in ambito spumantistico a livello nazionale, un'azienda che produce all'incirca un paio di centinaia di migliaia di bottiglie. Io sono entrato in ottimi rapporti, posso considerarli degli amici, a partire da Pierangelo Boatti, uno dei, appunto, dei proprietari, che ho conosciuto in una degustazione in un'enoteca nel torinese, ho conosciuto poi anche sua madre Carla, ho conosciuto Marco Bertelegni, l'enologo, grandissimo enologo, e infine ho conosciuto Laura, la sorella, Laura Boatti, altresì nominata Tango Wine. Ecco perché questo vino è stato dedicato a lei. Lei è una grandissima appassionata di tango e anche un'insegnante di tango, quindi quasi una professionista. Passione che le arriva da una figura mitica, ovvero suo papà, Carlo Boatti, uno dei papà dei vini dell'Oltrepò pavese, una persona veramente di uno spessore incredibile. Come dicevo, loro sono molto molto famosi per gli spumanti, tant'è vero che hanno preso svariate volte i tre bicchieri, segnalazioni da tutte le guide. L'ultimo premio che hanno preso è sul Nature, che è stato proclamato spumante dell'anno, quindi siamo al top. Fantastico. Ma il rapporto qualità-prezzo imperverso in questa azienda, noi quindi andiamo a bere in maniera strabiliante senza andare a spendere capitali. Stasera andiamo contro tendenza e andiamo su un vino rosso, un Cabernet Sauvignon 2013. Questo vino, il Tango Wine, è stato presentato per la prima volta al pubblico durante il Vinitaly del 2014, quindi è un vino giovane sotto tutti i punti di vista. Il vigneto è un Cabernet Sauvignon al 100% ed è lo stesso vigneto di un altro vino di questa azienda, che è La Plombe. La differenza è che La Plombe, considerato un po' il fratello maggiore, fa anche un passaggio in botte in legno, mentre il Tango Wine fa esclusivamente acciaio. Ottimo. Diciamo ai nostri amici che il Cabernet Sauvignon è un vitigno internazionale. Assolutamente sì. Dà ottimi risultati in Cile, in Argentina, negli Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda. Per quello sono curioso di sapere cosa ci offre questo Cabernet Sauvignon. Come facciamo? Ma c'è ragione, lo assaggiamo. Abbiamo chiaramente già aperto la bottiglia per, come ho detto l'altra volta, motivi televisivi. Ti verso il vino. Ok. Già rumore invitante, non trovi? Certamente. È un suono, non è un rumore. Allora, dall'analisi visiva emerge immediatamente un bel rosso rubino, veramente rosso rubino, brillante, oserei dire. Bel complessivo colore. Ti dico subito che in relazione ai Cabernet Sauvignon americani è molto più vivace. Sì, sì, sì. In Cile, in Argentina, sono molto più cupo questo rosso rubino. Certo, è più scuro, se vogliamo dire. Esatto. Al naso teniamo conto che, appunto, non avendo fatto legno, è abbastanza immediato.
sicuramente ritroviamo del frutto rosso. Sì. Se vogliamo andare su qualcosa di più dettagliato, mirtillo. Sì, anche un po' di pepe. Esatto, a livello di spezia, emerge il pepe, che è una caratteristica comunque del Cabernet Sauvignon. Sì, un po' di, chiaramente, un po' di etereo anche, un leggero. Certamente etereo. Volevo dirti quello, si sente l'etereo? Sì. Diciamo che sono molto diversi dei quelli, sì. anche se percepisce che è giovane e l'acciaio è lì. Sì, è comunque un vino, è un vino abbastanza semplice, non ci deve creare complicazioni. Andiamo all'assaggio? Andiamo. Tannino giusto, c'è, ma non è invasivo, no. Non è una cosa che diciamo ti riempie eccessivamente la bocca. Mi viene di dire subito, sì? Che è un Cabernet Sauvignon diverso per via del territorio. Certo. Perché, fra virgolette, queste terre sono povere. La terra in Sud America, in Stati Uniti, Australia, sono terre giovani e molto più fertili, quindi danno Cabernet Sauvignon molto più robusti. Sono, sì. Chiaramente ribadisco, la lavorazione è importante, no? Voi usate sicuramente molto molto più legno di noi in questo momento. Entrambe anche si usano. Tutte e due. Comunque la mia conoscenza del vino cileno è più limitata di quello italiano, quindi è quello che posso dirti per i miei ricordi e per l'impatto che mi fa subito questo vino. Certo. Comunque è molto più facile da avere di un Cabernet Sauvignon cileno argentino, perché sono molto più pesanti. Sì, esattamente, hai proprio detto bene. Ed è il mestiere che deve fare questo vino. Deve essere comunque, è sempre un vino rosso, ha il suo corpo, perché comunque 13 gradi e mezzo ce li ha tutti, però non deve essere un vino impegnativo. Come abbinamento ovviamente la carne rossa, un arrosto, la selvaggina ci stanno, ma sai cosa ti dico? Ti dico che questo qua potrebbe fare da coprotagonista con una bella merendina, con un panino al salame di Barzi. No, certamente. Ci mangiamo il nostro bel panino, so che sta venendo fame adesso, il nostro bel panino col salame di Barzi, ci beviamo un buon bicchiere di Tango Wine e diciamo che siamo in pace con noi stessi e anche con gli altri. È proprio così, perché parliamo di un salume, però parliamo di un panino, certo. Perché questo vino andrebbe bene così, un Cabernet Sauvignon americano, per dirlo, va con carne alla griglia, perché sono molto più corposi, molto più robusti. E anche molto più etilici. Sì, sì, sì. Il livello alcolometrico nei Cabernet Sauvignon americani è molto elevato. Assolutamente, assolutamente. Vorrei dire una cosa: noi di abbinamento diciamo una cosa su alcuni vini. È un vino da secondo bicchiere, ovvero quando bevi il primo hai voglia di farti il secondo. Questo secondo me è uno dei migliori complimenti che si possa fare a un vino. È decisamente gradevole. Decisamente gradevole. Come già sapete, amici, vi offriremo tutte le informazioni di come trovare questo vino ad abbinamento e anche dal produttore, perché il nostro desiderio iniziale è quello di far conoscere i produttori al grande pubblico. È così che si impara un po' di vini, un po' di agricoltura, un po' di cultura in generale, quindi ottima scelta, Antonio, hai portato alla mia conoscenza un vino fantastico e che terrò presente per occasioni speciali. Fantastico. Piacere di servizio a tutti. Salute. Salute. Ciao anche a voi. Alla prossima e chissà dove ci porterà Quaderno di Vino. Non ciao, ciao. Ciao, salute. Ciao.